L'altro giorno mi sono posto una domanda piuttosto filosofica. Cos'è un eroe? O meglio, cosa qualifica un eroe? Per me un eroe è qualcuno che si prodiga per gli altri, che indipendentemente dal suo livello di notorietà, di retribuzioni o simili, fa qualcosa che fa la differenza nella vita di molti. Ora voi penserete che se è così, un eroe è un grande medico, un ricercatore, un pompiere, un poliziotto. Ma ci sono persone che entrano tutti i giorni nella nostra vita senza che nemmeno ce ne accorgiamo. La cambiano, la plasmano e la rivoluzionano. Portandoci l'energia elettrica che ci serve per il nostro lavoro e per la vita quotidiana. Enel mi ha invitato a conoscere un po' di questi eroi moderni e per questo sono venuto un giorno intero ad assistere ai corsi di formazione di energie per crescere, che hanno lo scopo di formare le persone che rendono possibile quelle rivoluzioni digitali e green di cui sentiamo sempre parlare. Voi pensate che tutte le infrastrutture che permettono questa rivoluzione si materializzino da sole? Eh no. E nello scoprire chi c'è dietro, potevo non portarvi con me? Sì. Potevo. Però ho comunque deciso di portarvi. Andiamo. Al mio arrivo faccio la conoscenza di Massimiliano Fogliano, il responsabile marketing di Heading, che si è prestato per raccontarmi un po' cosa fanno qui. Inoltre mi ha spiegato che con Energie per Crescere Enel insieme con l'ente di formazione Alice vuole formare circa 5.500 giovani. Ma torniamo alla lezione. Qua in Heading viene simulato ogni attività operativa. Viene simulata. La struttura, oltre ad avere aule dotate di moderni strumenti informatici per lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche, dispone anche di un centro di addestramento che si estende su un'area esterna di oltre 5.000 metri quadri, che offre corsi di formazione a 360 sull'universo dell'energia elettrica. E con mio grande stupore ho scoperto che gli sbocchi professionali sono davvero moltissimi. C'è il tirafili, il giuntista, gli operatori addetti ai montaggi, insomma un mondo che vi invito davvero ad approfondire perché può riservare bellissime sorprese. Personalmente sono tutti lavori che prenderei seriamente in considerazione per diversi aspetti. Prima di tutto è una professione green che si svolge in ambienti verdi e all'aria aperta, quindi se non ami stare 9 ore al giorno in ufficio potrebbe essere la scelta adatta a te. Per partecipare ai corsi è necessario un semplice diploma o idonea qualifica professionale. È previsto un rimborso spese. Formano tutte le figure altamente ricercate con una reale possibilità di assunzione a tempo determinato per 6 mesi o superiore nelle aziende partner di Enel. Ma visto che sono uno che arriva subito al dunque, ho disturbato per qualche minuto lui, Alessandro Marconi, professore della Heading, per fare la domanda che tutti gli aspiranti lavoratori non hanno mai il coraggio di fare ai colloqui. Quanto prende una persona? 1.700-1.800 euro ci arriva. Al mese? Sì. Con ovviamente anni di esperienza. Ovviamente per lavori simili servono anche diverse attrezzature per svolgere il lavoro in sicurezza. E i ragazzi mi hanno spiegato qualcosina in più. Sempre lavorare con almeno 2 punti di sicurezza. Ok. Fissi, che possano essere appunto 2 ganci, un gancio e il cordino. Un stabilitore di energia tipo questo. Questo che quando caschi si apre questa parte qui e ti disperde l'energia. Le cosce coperte, il bacino coperto, le spalle coperte. C'hai 3 punti d'attacco, cioè nel senso che è impossibile. Una volta che tu sali non cascherai. Se rispetti le norme di sicurezza è praticamente impossibile cadere. Sì, poi ovviamente c'è una scaletta da seguire, nel senso che ci sono proprio dei passaggi preimpostati, delle procedure, giusto, certo. Che se rispetti non cadrai mai, ma proprio mai, perché se pure caschi ti fai 5 cm di caduta e finisce lì. Questi cordini che ti dicevo prima, tu quando arrivi sul punto di lavoro ti li assicuri. È una sorta di ancora che cioè, ti fa stare stabile, ti fa stare in piedi, sì. Ti fa anche riposare. E visto che ormai avevo guadagnato la loro simpatia, ne ho approfittato per fargli qualche domanda sul cosa li ha spinti ad intraprendere questa strada. Ma tu ti senti un eroe? Beh, guarda, da un punto di vista sì, perché diciamo che senza questo mestiere, faccio un esempio, tu, per esempio, col lavoro che fai. Esatto. Senza elettricità, potresti stare? No, non potrei proprio lavorare, non mi si accenderebbe il computer. Quindi diciamo già da qua uno potrebbe fare un esempio, oppure durante il lockdown, quando c'è stato tutto il lockdown. Se non era magari per queste persone che fanno questo lavoro, tutta l'Italia sarebbe stata proprio spenta. Lockdown. Esatto, spenta, lockdown. Se dovessi spiegare questo mestiere a tua nonna, cosa diresti? Beh, allora, da promettere che mia nonna è una persona abbastanza fifona. Di certo non le direi che salgo a 20-30 metri. Beh, certo. Però comunque le direi che è un mestiere importante, che senza di noi comunque non avremmo la luce nelle case. Quindi comunque lei è anche orgogliosa di me per quello che faccio e quindi è molto contenta. Ovviamente non tutti vogliono fare questo lavoro per le stesse motivazioni ed è stato interessante sviscerare le motivazioni che li spingono ad alzarsi dal letto la mattina. Ragazzi si portano dietro a volte un carico emotivo perché vedono in queste opportunità una via d'uscita
è una linea, un canale di benessere anche per le famiglie. Molti li sostengono, fanno dei sacrifici per farli arrivare qui e loro si portano il carico mentale di quello che devono restituire alla famiglia. Parlando con i professori sono rimasto sorpreso di quante cose si possano apprendere in sole 5 settimane di NL Open School, dopo le quali Energie per Crescere permette di entrare nel mondo del lavoro. Ammetto che dopo aver visto la forza di volontà che hanno questi ragazzi per portare l'energia ovunque e soprattutto sull'impatto che questo ha sulle loro vite, mi hanno fatto davvero riconsiderare il concetto di eroe. Anche senti, sì. Scusa, ma visto che abbiamo fatto amicizia, così posso rubare un caschetto solo per il video? Quale caschetto? Bianco? Caschetto bianco. Adesso rubiamo il caschetto. Per contribuire all'evoluzione che l'elettrificazione può portare al nostro amato paese, contribuendo davvero alla costruzione di quella che sarà l'Italia del domani, sempre più green, sostenibile ed interconnessa, servirà elettricità ovunque. E per averla servono questi eroi moderni, persone che, come i ragazzi conosciuti oggi, si occuperanno di gettare le basi su quello che sarà il futuro della connettività. In poche parole servono eroi del futuro. E uno di questi potresti essere tu. Se vuoi approfondire e prendere parte all'evoluzione del nostro paese, ti lascio un link in descrizione che spiega come partecipare al programma Energie per Crescere. I caschetti sono bellissimi, quindi...